La scuola non è un accessorio infrastrutturale della società. La scuola deve essere, deve tornare a essere il perno pulsante della società. Quello in cui i padri e le madri assegnano ai propri figli i propri valori. Cosa che mette in discussione i padri e le madri. Deve essere il luogo in cui la società propone ai propri figli i propri valori essenziali, cose che non può mettere, che mette in discussione la società. La scuola deve essere il centro di una comunità. Nell'epoca di internet c'è ancora posto per la scuola. Certamente non più della scuola che viveva di nozioni, di informazioni. Noi oggi siamo affogati di informazioni. Noi oggi siamo affogati, travolti di informazioni. Non a caso si usa la metafora del si naviga su internet. La contrometafora è si naufraga su internet. Io vedo la quantità di gente che è naufragata su internet. Gente che ha confuso la community di Facebook con la propria comunità. Che ha confuso gli amici di Facebook con quelli che ti sollevano quando hai bisogno. Bisogna tornare ai valori essenziali e a tornare all'idea di chi si fa samaritano e di chi ha bisogno del samaritano. La scuola. La scuola diventa scuola di capacità critica. Diventa il luogo in cui noi trasmettiamo ad ognuno la capacità non solo di difendersi nel rumore continuo di questa valanga di informazioni che non sono informazioni, ma che è capace di trovare il proprio percorso anche nel mare tumultuoso della vita di oggi.